Andrà ovviamente, avendo pagato la quota, perché si paga per andare in paradiso, voi sapete bene che si paga sempre Robelos. Una quota, è vero? Che poi tu non la voglia pagare, ma comunque il posto in paradiso, no? O te lo conquisti pagando una quota, o in qualche modo nemmeno uno strapuntino. Allora mi viene sempre una battuta che voglio sempre ricordarvi, se no. Dice, ma Gesù Cristo dove siede? E invece Gesù Cristo siede alla destra del Padre. Dice, ma il Padre dove siede? Alla sinistra del Gesù Cristo, ben inteso, no? Mi pare. Allora, torniamo a noi. A qui. L'invito è quello di andare a trovare, per chi si interessa di medicina e di recupero fondamentale della visione ambientalista, ecologica, del concetto di salute, come uomo in equilibrio con l'ambiente, andarsi a cercare Alcmeone, perché questa concezione perfettamente naturale e perfettamente, come dire, filosofica, solare, mediterranea, non può essere che italiana. E c'è poco da fare. Tutte le scuole importanti nella scuola della storia della medicina che hanno affermato l'importanza delle diete, e no, adesso qui impazzano tutti, adesso non si può più fare niente se non te l'ha detto il dietologo, no? Adesso non vorrei dare qualche altra battutaccia che la lasciamo al suo destino, ma comunque ricordiamoci che i dietologi da chi sono pagati, Giancarlo? Da chi sono pagati i dietologi? Dall'industria alimentare. Allora, ne parlavo anche questa mattina con il mio avvocato che c'ha la gota. Ma ai medici a cui si è rivolto, che tra l'altro gli hanno dato le cure naturali, ovvie, insomma, è banalissimo curare l'iperuricemia, ma nessuno gli ha detto che deve smettere di mangiare la carne, per dire, no? Non so che cosa devo dire. Non devo mangiare la carne, no, dico, tu l'hai mangiata fino adesso, c'hai 65 anni in più e per il caso ti è venuto e sei anche a rischio di infarto, la malattia del marinaio, di trombosi, e per fortuna che ti ho dato da fare alcune iniezioni di eparina, no? Ma nessuno gli aveva detto che di mangiare come minimo la carne. Allora qui viviamo in una situazione di camere stagne, no? Dove esiste una cultura, no? Vegetariana e vegana, però la cultura vegana non colpisce perché la comunicazione non si fa. I vegani restano vegani, i vegetariani restano vegetariani, quelli che mangiano la carne continuano a mangiare la carne. Questa è la struttura di una società completamente isolata, l'uomo nudo, solo in una società chiusa, che ne vogliono dire, malgrado siano i tentativi di comunicare, uscire da questi, come dire, oblò, perché è la parola che mi viene più consistente in questo. Per finire, io avevo portato questi due libri, perché per dire che nella cultura corrente esiste anche una cultura alternativa. Voi pensate, questo è un testo che è titolato Medicina e Storia, l'antimedicina e la diagnostica strumentale nella storia del pensiero medico, volume primo a cura di Olivio Galeazzi, che è stato uno dei membri dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria, il lavoro editoriale, questo è il volume secondo, sempre l'antimedicina. Quindi questi sono volumi degli anni 80, diciamo, no? Questi volumi sarebbero importantissimi se uno dovesse cercare, come minimo a cercare, ovviamente non li conosce nessuno, questi sono gli atti di un convegno. Perché cosa si intende? Che cosa si intende per antimedicina? Si intende tutto quell'atteggiamento culturale medico, chiamiamolo medico, coerente col concetto di salute, che non è preso in considerazione dalla salute quale calcolata e misurata dall'industria farmaceutica, che oggi è quella che comanda nel settore medico, così come l'industria alimentare nel settore alimentare. Ho con questo chiuso. Grazie. Il prossimo relatore è Dino D'Alessandro, teoria aggiuntiva dell'antigrafia.